Buongiorno a tutti. Il ruolo della radiologia nel mal di schiena. Quali sono le indagini radiologiche che possiamo effettuare e quando e perché? L'imaging radiologico è una risorsa fondamentale nella diagnosi della spondilite anchilosante. Questa è una malattia infiammatoria cronica che coinvolge prevalentemente lo scheletro assile e quindi la colonna vertebrale e il bacino e mediante le indagini radiologiche si possono rilevare i segni della patologia sia nella fase acuta che nella fase cronica. La spondilite anchilosante è una patologia rara, ma che comunque deve sempre essere presa in considerazione nel caso di diagnosi differenziale quando ci troviamo di fronte a giovani pazienti maschi con lombalgia cronica. Abbiamo a disposizione diverse metodiche, in primis la radiologia convenzionale, la TAC e la risonanza magnetica. La radiografia della colonna e del bacino sono estremamente importanti perché l'esame radiologico delle sacre iliache e del rachide è una diagnostica che è stata utilizzata fin dagli anni 30 per la stadiazione dei pazienti e la diagnosi dei pazienti con spondilite anchilosante. La radiologia convenzionale, a differenza della risonanza magnetica, è però in grado di valutare esclusivamente quelli che sono gli effetti e quindi le conseguenze della spondilite e dell'infiammazione, ovvero l'espressione del danno a livello dell'osso, conseguenti all'infiammazione. L'esame radiologico non si presta quindi ad una diagnosi precoce, ma tuttora è un metodo di scelta, un po' perché è facilmente attuabile e molto diffuso, per la stadiazione del danno e soprattutto per la diagnosi nelle forme avanzate della malattia. Qui a fianco vi ho portato alcune immagini. Questa è una colonna normale, con i corpi vertebrali normali, gli spazi conservati. Questa invece è una colonna interessata da una spondilite anchilosante, dove gli spazi sono nettamente ridotti, i corpi sono tutti avvicinati l'uno all'altro e sono anteriormente fusi da questi processi che si chiamano sindesmofiti e che tendono a ridurre moltissimo la mobilità della colonna. Perché fare sempre una radiografia? Perché possono esserci altre cause del mal di schiena, soprattutto nei giovani, come ad esempio la presenza di dimorfismi vertebrali, la presenza di schisi, la presenza di una scoliosi misconosciuta. Questi sono gli esempi. I dimorfismi, come per esempio le vertebre, la spondilolisi, la spondilolistesi danno origine a un'anomalia e quindi a uno slittamento anteriore di alcuni corpi vertebrali sugli altri. Questa è una colonna normale, questa è una colonna che ha questo tipo di problematica. E questa è si possono evidenziare benissimo con una radiografia. Altra situazione in cui c'è per esempio una mancata fusione dell'arco posteriore delle vertebre, e questa mancata fusione conferisce una instabilità che può essere destabilizzata anche in situazioni banali, per esempio nei giovani che fanno un'intensa attività fisica. Oppure banalmente una curva scoliottica non nota. La radiografia del bacino ci dà delle grosse informazioni, ma non tanto nelle fasi precoci, ma soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia, quindi ci dà più che altro una conferma del sospetto clinico. Cosa vediamo? Vediamo l'addensamento, vediamo una riduzione degli spazi articolari e quindi una rigidità di questa giunzione che è quella fra la colonna e il bacino. La TAC è molto sensibile a tutto ciò e evidenzia anche delle situazioni un pochino più precoci, spesso queste cose si vedono in TAC eseguite per altri motivi.
Ma la risonanza magnetica è quella che è in grado di rivelare, è quella che ci è più utile, è quella che è in grado di rilevare i segni precoci della patologia anche quando una radiografia è normale. Perché? Perché coglie la fase acuta della malattia che è caratterizzata dall'edema e dall'infiammazione. Quindi l'alterazione del segnale fa sì che pur di fronte a una sostanziale conservazione delle rime articolari e della morfologia dell'osso, quell'edema ci fa sospettare che ci sia una malattia infiammatoria. Questo a livello del bacino e questo per esempio a livello della colonna, dove queste piccole puntiformi alterazioni ci fanno pensare a un edema, una sofferenza dei corpi vertebrali. Concludendo, quindi la diagnosi di spondilite anchilosante si basa prevalentemente su quelle che sono le caratteristiche cliniche del paziente e che orientano poi il medico verso la formulazione del sospetto clinico e diagnostico. Tuttavia, l'esame radiologico e la risonanza magnetica sono delle indagini strumentali fondamentali che servono proprio per confermare il sospetto clinico.